Ma c'è, è incredibile. I see you're drawing a guitar. Se suona vado via, ragazzi. È incredibile, raga. Ah, cos'è? Cos'è? Ma è bellissimo. Ciao a tutti fratelli e sorelle, ciao ciao, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Scusate il ritardo, ma come vedete ho appena finito conferenza stampa del mister, appunto, per la partita che si giocherà domani, Salernitana contro Milan, ragazzi. E questa mattina è scoppiata una bomba apocalittica sul calcio. Adesso andiamo a vedere, dopo la sigla andiamo a vedere tutto, cerchiamo di capire che cosa è successo. Ovviamente tutti stanno tirando un po' l'acqua al suo mulino e tutti stanno interpretando in politichese quello che è successo questa mattina, ma ci arriviamo, perché ragazzi bisogna dedicare 5 minuti a quella roba lì, cercando, come vi dico sempre, di scremare su questo canale. Scremiamo e andiamo diretti su quelle che sono le cose più importanti. Prima di andare in sigla, ragazzi, due cosine importanti. Allora, la prima è questa: Pobega in Finlandia per operarsi. Come riportato da Sky, purtroppo, ragazzi, ennesimo infortunio a casa Milan. Ennesimo infortunio che ci priverà del nostro centrocampista Tommy Pobega per un po' di tempo, perché Pobega si opererà in Finlandia e resterà fuori per i prossimi 2-3 mesi. Purtroppo è un infortunio grave per quello che è il giocatore, ne ha parlato anche Mister Pioli in conferenza stampa, dopo andiamo a vedere anche quelle parole lì. Purtroppo è un tunnel dal quale dobbiamo in qualche modo cercare di uscire. Tra l'altro questa mattina la Repubblica scriveva una cosa che io non ne ho la minima idea se è la verità oppure no, ma riportava questa notizia che adesso vi vado a leggere, proprio nel discorso riferito al discorso infortuni. Adesso la vado a prendere, eccola qua: Milan, problemi infortuni, arrivano nuove figure. La Repubblica scrive, quindi lo dice la Repubblica. Sul caso infortuni, intanto il Milan sta valutando delle novità. Dall'Olanda filtrano indiscrezioni riguardo all'ingaggio dal 1 gennaio di Leo Echtelt, non so come si pronunci, 54 anni, storico capo fisioterapista della nazionale Orange e primo collaboratore di Frank de Boer quando allenava altre squadre. Io non lo so, ragazzi, vi ripeto, non lo so che cosa poi succederà eventualmente per questa cosa, però per questa cosa degli infortuni, mi riferisco evidentemente, però una cosa è certa, ragazzi, che come vi ho detto, stradetto e ridetto su questo canale nelle ultime settimane, è una cosa che va risolta. È una cosa che in un modo o nell'altro va risolta. Non so se è un problema, come scrive la Repubblica, di fisioterapista, non lo so, ragazzi, di preparazione. Non so neanche cosa rispondervi perché non è il mio lavoro. L'unica cosa che sono certo e sono sicuro che tutti 100% delle persone che seguite questo canale concorderete con me è che ovviamente non si può andare avanti così. Nel senso, è una situazione che è troppo importante per far sì che tu possa fare una stagione normale, che i tuoi infortuni vengano normalizzati come quelli di tutte le altre squadre, che tra l'altro, aperta parentesi, sono la stessa cosa che dice il mister. Insomma, stanno lavorando, io vi ripeto quello che ovviamente dice lui in conferenza, stanno lavorando appunto per risolvere questa tematica. Allora, ragazzi, no, vi devo leggere una cosa prima di andare in sigla, che è una cosa importantissima, ragazzi, perché tra tutte le cose che sono successe questa mattina con la Corte dell'Unione Europea, che adesso ne parleremo bene per quanto riguarda il discorso Superlega, in realtà tutti i siti riportano anche questa notizia che in realtà sta avendo molto meno risalto rispetto a tutti gli altri, ma io ve la leggo. Corte dell'Unione Europea, altra mazzata alla UEFA. Le liste che i club sono costretti a compilare prima delle competizioni, ovviamente sia Europa League che Champions League, insomma competizioni internazionali, sarebbero, secondo la Corte Europea, inammissibili. I club dovrebbero essere liberi di schierare i propri giocatori come vogliono, essendo dei loro diretti dipendenti, appunto, del club. Ragazzi, io credo che... Adesso ne parliamo. Io credo che... quello che è successo questa mattina, anche in riferimento a questa cosa che vi ho appena letto,
sta a significare che sta arrivando un vero e proprio terremoto sul calcio italiano, sul calcio mondiale. Quello a cui assisteremo nei prossimi mesi saranno delle vere e proprie rivoluzioni del calcio. Adesso cerchiamo di capire che cosa succede, però è importante che tutti capiate una cosa, ragazzi: quello che è successo questa mattina può e sicuramente cambierà il calcio, e il calcio dei prossimi anni non sarà più come il calcio che abbiamo vissuto fino ad oggi. Non sto dicendo che sia giusto, non sto dicendo che sia sbagliato. Io, come vi dico sempre, non sono un influencer, quindi non voglio assolutamente influenzare nessuno su quelle che sono le proprie opinioni. Qua su questo canale facciamo informazione, quindi dopo la sigla io vi porto quelli che sono i dati. Poi sta a voi capire e decidere in completa autonomia se sono delle cose positive oppure no per il calcio. Prima di andare avanti, ragazzi, portare fortuna alla AC Milan, quindi 500, 700, 1000 like a questo video. Come sempre, grazie a tutte le persone che anche ieri si sono iscritte al canale. Nel primo commento vi lascio il link diretto al mio secondo canale, andate a iscrivervi anche lì. Andiamo in sigla, mettiamoci comodi perché qua il discorso, ragazzi, è lunghissimo e va srotolato tutto. 1, 2, 3, sigla! Oh, adesso è un bel casino. Allora, ragazzi, allora, da dove partiamo? È anche difficile da spiegare tutta questa cosa. Vi leggo l'articolo di Mediaset. Mediaset fa il punto sul possibile futuro della Serie A e dopo l'ufficializzazione della Superlega. In un quadro molto complesso e ricco di scenari, c'è però da fare anche i conti con i contratti firmati. I club si sono impegnati a stare all'interno dell'ECA, che ha già condannato profondamente la Superlega. I contratti delle coppe, inoltre, sono validi fino al 2027, senza dimenticare quanto deciso dalla FIGC ai tempi e ribadito fortemente questa mattina da Gravina, e cioè chi aderisce a queste supercoppe poi starà fuori dalla UEFA. Dalla Serie A. Questo in Italia, ma anche nei singoli stati stranieri le varie istituzioni si erano già espresse contro la Superlega. Addirittura in Inghilterra è in cantiere una legge che rende incompatibile partecipare alla Superlega per qualsiasi club inglese. Insomma, siamo davanti ad un vero e proprio ginepraio. La sensazione è che saranno scomodati anche tanti tribunali per fare delle sentenze. Allora, iniziamo a snodare un po' il discorso, e come vi dicevo all'inizio di questo video, cerchiamo di riportarlo un attimo a terra, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Qualche tempo fa viene presentata la Superlega. La Superlega che cos'è? È una competizione fuori dal controllo di UEFA e FIFA. Quando viene presentata questa nuova competizione, la FIFA e l'UEFA dice: Chi decide di partecipare a questa nuova competizione viene automaticamente escluso da tutte le competizioni da noi fatte, quindi dai campionati Serie A, Premier, Ligue 1, tutte le altre competizioni. Arriva una sentenza, questa mattina arriva una sentenza epocale, ok? Che, come già successo per le sentenze Bosman e per altre sentenze, questa sentenza cosa dice? Non dice che è legale fare la Superlega, ok? Attenzione, perché questo è un dato importante. Non dice sì, è legale fare la Superlega, ma dice la UEFA e la FIFA non possono opporsi alla creazione di altre competizioni. Esattamente, e qua faccio una cheat, questa mattina ho letto, quando è uscita la notizia, ho letto un articolo scritto da un ragazzo che normalmente si occupa di sport statunitensi, e lui ha detto una cosa molto interessante. L'Europa arriva ad affrontare questa cosa con qualche anno di ritardo rispetto a quello che già è successo tanti anni fa, 5 anni fa, 6 o 7 anni fa, se non mi ricordo, una roba del genere, nelle competizioni degli Stati Uniti. Cosa vuol dire? Vuol dire che fino a quel momento, nelle competizioni, credo che si riferisse all'NBA, credo che si riferisse all'NFL, all'NHL, tutte quelle competizioni lì, cosa è successo? Che a un certo punto sono arrivati dei fondi o delle figure con un botto di soldi e hanno detto: ok, perché tu, quello che vi dicevo ieri, no? Vi ricordate che ieri vi facevo l'esempio con Mr. Pennello? Hanno detto alle squadre che erano all'interno di competizioni:
Perché voi dovete competere all'interno di queste competizioni e guadagnare 10? Io faccio una mia competizione, io ho i soldi, ho gli sponsor. Tra l'altro, aperta parentesi, la Superlega fa sapere che tutta la visione della Superlega sarà completamente gratuita, quindi non venderanno i diritti non venderanno i diritti delle partite. Non andate solo lì a giocare. Venite a giocare anche da me. Se venite a giocare da me, solo perché accettate di venire a giocare da me, io vi garantisco 1 miliardo. Raga, non so se è chiara questa cosa. Io vi garantisco 1 miliardo di soldi cash che io vi do soltanto se venite a giocare da me. Perché queste nuove istituzioni, che non sono delle istituzioni, questi nuovi organi, organizzano queste nuove competizioni che vengono proposte ai club. Fino a ieri sera, fino a stamattina alle 9, se i club dicevano, ok, quello che vi dicevo io ieri, no? Dicevano, ok, io perché devo andare a giocare la Serie A o devo andare a giocare la Champions League e guadagnare 100 quando posso andare a giocare l'Europa League e guadagnare 1 miliardo? Fino a ieri, se i club dicevano questa cosa, quindi accettavano di andare a giocare all'interno di questa competizione, fino a ieri la UEFA e la FIFA, che erano gli organi che organizzavano la Champions League e i campionati nazionali, gli dicevano, no, se tu vai a giocare quella roba lì, io ti escludo dalle mie competizioni. Questa mattina arriva la sentenza definitiva, ragazzi, cioè non che far la Superlega, sì, ok, avete fatto la Superlega, non è quello che hanno detto. Hanno detto, se vengono organizzati delle altre competizioni e i club decidono di partecipare a queste competizioni, la UEFA e la FIFA non può sanzionare i club perché decidono di andare a giocare da altre parti. Ora, facciamo un attimo un discorso. Che cosa succede? Ovviamente la prima cosa che ho visto che avete commentato tutti riguardo a questa notizia è: sì, ma Lollo, ma facendo una roba del genere vai ad ammesso che poi alla fine vada così, cioè i club decidono di partecipare a questa Superlega e se vogliono, sempre se vogliono, continuano a partecipare anche alle altre competizioni, perché da quel punto c'è una sentenza che può permettere al Milano e tutte le altre squadre di dire io gioco la Superlega, gioco la Superlega, di là mi danno 1 miliardo e sai cosa faccio? Io mi gioco pure la Champions League. La domanda che mi avete subito tutti scritto sotto e tutti fatto: sì, ma Lollo, già abbiamo difficoltà perché si stanno giocando tante partite, come possono pensare che le squadre vadano a giocare anche un'altra competizione? Ed è qua l'errore, perché in realtà la nuova competizione, siccome ti paga un botto di soldi, tu puoi prendere un botto di soldi che ti danno queste nuove competizioni, farti una rosa non più di 20 giocatori, ma farti una rosa di 30, 35, 40, sto esagerando, 40 giocatori. E quindi con quei 40 giocatori che ti puoi permettere di comprare dei giocatori forti e pagarli tanto perché hai preso tanti soldi dalla Lega, tu puoi giocare, puoi avere tre squadre. Una squadra che ti fa il campionato italiano, una squadra, ovviamente mischiandole, vi sto facendo capire, puoi fare una squadra forte che fa il campionato, una squadra forte che gioca in Champions League e una squadra forte che si fa la Superlega. Perché comunque tu hai incassato tantissimi soldi, poi magari ci saranno squadre che diranno no, a me non me ne frega niente, io non voglio farmi tre squadre, ma me ne voglio fare due, me ne voglio fare una, ma fortissima, e possono anche fare quello. Poi ovviamente ci sono gli infortuni e non ne sappiamo purtroppo bene tanto di questo discorso. Quindi la cosa che tanti stanno sbagliando nella considerazione di questa notizia bomba atomica uscita questa mattina sul calcio mondiale non è che la sentenza è stata sì, potete fare la Superlega. No, la sentenza è stata la UEFA e la FIFA non possono dichiarare le squadre che accettano di andare a giocare ad altre competizioni. La UEFA e la FIFA non possono dire no, noi abbiamo il monopolio e quindi o giocate di là o giocate di qua. È quella la sentenza, ok ragazzi? Ovviamente andiamo ancora, quindi abbiamo srotolato tutto questo discorso. Arriviamo adesso all'ultima parte. E l'ultima parte qual è? È che i commenti che stanno arrivando adesso sono, io vi ho fatto una battuta prima, sono commenti in politichese. Cioè, tutte le società, le leghe, i presidenti delle varie leghe, eccetera, eccetera, fanno tutti dei commenti che ovviamente in questo momento sono tutti dei commenti finalizzati a quello che è il proprio interesse. Ok? Quindi è ovvio che il presidente del Real Madrid
20 minuti dopo che è uscita la sentenza fa un video in cui dichiara inizia una nuova era del calcio. E perché lo fa? Perché ovviamente lui sta dalla parte di quelli che volevano fare la Superlega. Dall'altra parte invece ci sono altre figure, Čeferin, che ovviamente sta dalla parte della FIFA e della UEFA, che dichiara delle altre cose, ok? Quindi tutte le dichiarazioni che stanno uscendo adesso, che tante volte sono molto in contraddizione l'una con l'altra, sono fatte ovviamente perché? Perché ognuno tira l'acqua al proprio mulino. E quindi è per quello, no, che in questo momento c'è un sacco di confusione. Però vi volevo dire un'altra... Ah no, volevo dirvi quella roba lì che vi ho letto prima, del fatto delle liste. Ragazzi, io su questo aspetto non voglio mettere la mia opinione dentro a questo discorso qua, quindi prendetela una mia opinione così sul discorso delle liste. Chi mi segue da tanti anni lo sa che il discorso delle liste io già da anni fa, anni, cioè abbiamo fatto 2300 video su questo canale, quindi probabilmente 1300 video fa, ragazzi, io già ve la dicevo questa cosa. Ma scusate, se io sono un imprenditore e io pago i miei dipendenti, ok? Perché io non posso usufruire dei miei dipendenti quando voglio? Perché qualcuno mi deve imporre una regola per la quale, anche se io pago 25 dipendenti, ne posso usare solo 12? L'idea di fare le liste nasce dal fatto, ovviamente, di favorire determinate cose. Cioè, come per la Serie A, quando fai la lista per la Serie A, si cerca di valorizzare i giocatori del tuo vivaio e tutto quello che vuoi. E fino a lì, io sono anche d'accordo che è importante valorizzare i giocatori costruiti in Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente per l'Italia, per la Spagna, tutto vale ovviamente anche per loro la stessa identica cosa. Però dall'altra parte, da addetto ai lavori, quando io sento i presidenti delle squadre dire io non capisco questa regola sulle liste perché la trovo incomprensibile, hanno ragione, ragazzi. Hanno ragione. Cioè, io compro un giocatore, spendo 30 milioni di euro per giocare per comprare un giocatore, ma non posso utilizzarlo perché le liste mi obbligano ad avere determinati parametri. È una cosa che io dico da tanto tempo e vedo che finalmente, insomma, qualcuno c'è arrivato. Ma domani giochiamo. Quindi, in tutto questo, nei primi 17 minuti di video abbiamo parlato di questa bomba atomica della Superlega. Domani ovviamente noi giochiamo, perché giochiamo a Salerno alle ore 21 contro la Salernitana. E insomma, ha parlato il mister, insomma, dice che Ibra l'ha visto determinato, felice e motivato, è stata una molto interessante. Poi per gli infortuni dice: non faccio il bollettino medico, siamo ancora in completa emergenza, gli ultimi infortuni sono stati di una dinamica molto strana, stiamo cercando di tornare alla normalità per avere più giocatori a disposizione, insomma quello che vi dicevo io prima. Benasser, e adesso andiamo a vedere anche Benasser, questo ve ne parlo dopo. Il club è disponibile. Allora, attenzione, qua abbiamo una roba molto interessante. Il giornalista chiede al mister che cosa farà il Milan sul mercato di gennaio. E lui, ovviamente, non dice nomi, non dice posizioni in campo, come è nella logica delle cose che succeda. Ma dice: il club è disponibile a intervenire a gennaio. Poi, ovviamente, la tempistica degli acquisti è difficile da prevedere. Ovviamente, tu, come abbiamo detto l'altra volta, io vi dicevo che fossi un difensore / due difensori e la punta, io mi muoverei già adesso per andare a prenderli. Dopo andiamo a vedere Zirkzee. Vi chiudo il video e vi parlo di Zirkzee. E Guira sì. Stavo dicendo, quindi il mister non dice sì, andiamo a prendere questo, quello e quell'altro, ma dice: la società ha deciso di fare degli investimenti a gennaio, quelli che poi saranno i giocatori e quando arriveranno ovviamente sarà poi dettato poi dal tempo. Allora, Benasser, come dichiarato da Pioli, domani giocherà a titolare, quindi la formazione che dovrebbe scendere domani in campo è Mike in porta, Calabria sulla destra, Kier Tomori, occhio, Teo, Reinders, Benasser, Loftus, Pulisic, Giroud, Leao. E cosa vuol dire? Vuol dire che la formazione che scenderà in campo domani dovrebbe essere quella che noi speravamo da inizio anno. Cioè, noi da inizio anno abbiamo sempre detto: sarebbe bello se un giorno in questa stagione, al netto di tutti gli infortuni, sarebbe bello poter scendere in campo con questa formazione. L'unica
variante, secondo me, che potrebbe avere questa formazione nel desiderio rossonero, magari Malik Chau al posto di Kier, e vedo che tanti di voi chiedete Kalulu al posto di Davide Calabria. Quindi non è esattamente quella, ma più o meno diciamo che ci siamo. Vabbè, tutti i siti parlano dei due possibili acquisti in attacco. Due giocatori. Il primo che il Milan vorrebbe prendere a gennaio ed è Guirassy, subito. E il Milan vorrebbe subito mettere gli occhi su un giocatore, ragazzi, che è Zirkzee. Allora, io ve ne ho già parlato altre volte su questo canale di Zirkzee. Ieri ho visto la partita dell'Inter. Tra l'altro gli si è fatto male Lautaro all'Inter. Ho visto la partita, ragazzi. Io credo che Zirkzee sia un giocatore destinato a fare grandi cose, perché ha tutto. Lo so che magari qualcuno di voi non è d'accordo, qualcuno di voi qua sotto mi scriverà LOL è un fuoco di paglia, Piontek, lo so già che qua sotto me lo scriverete. Io credo di no. Io credo che Zirkzee è un giocatore che ha tecnica, ha qualità, ha tiro, ha protezione, ha intelligenza tattica. Ragazzi, ha intelligenza tattica. Una cosa che, vi faccio un esempio, senza mancare di rispetto a nessuno, Vlahovic è un giocatore fortissimo, ma se voi chiedete a qualsiasi esperto di tattica dedicato a staff che si occupa di tattica, vi dirà Vlahovic fortissimo, tatticamente ni, ok? Stavo dicendo una parolaccia, cavolo, Zirkzee c'ha pure quello. Io, che ovviamente poi lui il cartellino è del Bayern, mi sembra, quindi lì c'è tutto un discorso, il Bayern se lo può ricomprare per 40 milioni, raga, lì che fa sempre fede, e guardate sempre quello, è la volontà del giocatore. Se Zirkzee decide di venire al Milan, Zirkzee viene al Milan. Poi il Milan va là, dà i soldi al Bologna, che poi il Bologna li gira, il Milan li dà 20 milioni, cioè poi la trovi la quadra, ragazzi, poi la quadra la trovi. Però a testa tutto, ci vuole ovviamente la volontà di Zirkzee di venire al Milan. Detto questo, ragazzi, mi sono follemente innamorato di Zirkzee. Vi saluto, vi ringrazio. Come sempre è stato un piacere tenervi compagnia. Un saluto a tutti, forza Milan, ne vado via il Kill Inter. Ciao! Ya tú sabes.